No, no, no. No, 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 no. No, you stupid. Ciao a tutti, oggi non ci trucchiamo ma ci strucchiamo e in particolare vediamo come essere più belle senza trucco in estate. E spero tanto che l'idea di questo video vi piaccia, se è così lasciate un bel pollice in su e andiamo subito al primo step, che ovviamente è struccarsi sempre, tutte le sere. Se vogliamo avere una bella pelle è importante non andare a dormire truccate. E se per caso in vacanza vi siete dimenticate lo struccante, usate l'olio d'oliva, è uno struccante naturale formidabile. Guardate, ho messo sulla mano questa tinta labbra waterproof, l'eyeliner, il mascara, anche questi waterproof, e con l'olio d'oliva vanno via come per magia. Infatti appunto in casa quello si trova sempre, quindi mi raccomando, struccatevi. E un altro struccante fai da te che potete fare in casa è con il gel d'aloe vera e l'olio di mandorle. Basta mischiare un cucchiaio di gel d'aloe vera e uno di mandorle e praticamente viene questo struccante naturale veramente buonissimo. Strucca anche il trucco waterproof e soprattutto lascia la pelle super morbida e idratata. E fatemi sapere con un pollice in su se vorreste vedere più fai da te sul mio canale, così li farò più spesso. E un altro trucchetto utilissimo è quello di riutilizzare i vecchi mascara come spazzolini per le sopracciglia. E basta prendere appunto un mascara che non usiamo più o che è finito, andare a immergerlo in una bacinella d'acqua calda e lo andate proprio a lavare per bene, potete anche lasciarlo in ammollo per qualche ora, poi lo sciacquate e quando è bello pulito potete usare lo spazzolino per veramente un sacco di cose. E ad esempio come spazzolino per le sopracciglia è perfetto, basta spazzolare le sopracciglia verso l'alto, un po' a 45 gradi, e subito sembreranno molto più folte e voluminose e quindi può essere, diciamo, un valido alleato quando non ci trucchiamo. E per trovare la forma perfetta delle nostre sopracciglia, un trucchetto è quello di usare una matita. Quindi per prima cosa posizioniamo la matita ai lati del naso per trovare il punto d'inizio, poi spostiamo la matita per trovare il punto più alto e infine la mettiamo lateralmente nell'angolo più esterno del naso per trovare il punto finale. In questo modo troviamo proprio la linea perfetta e possiamo andare a spinzettare solo le parti dove non, diciamo, non ci sono le linee. E questo è un trucchetto facilissimo, ma vi assicuro che una volta trovata la vostra forma sarà facilissimo mantenerla, perché basta spinzettare là dove esce dalla linea. E mi raccomando, fate la forma giusta delle sopracciglia, perché non c'è niente di più brutto che delle sopracciglia della forma sbagliata, secondo me. E sempre parlando di ciglia e sopracciglia, l'olio di ricino è veramente fenomenale. Questo è un trucchetto pazzesco, basta applicarlo la sera prima di andare a letto. Io uso sempre un vecchio mascara per applicarlo e se lo mettete sulle ciglia vedrete che in qualche settimana saranno molto molto più lunghe. Io lo applico anche sulle sopracciglia perché le vorrei avere un po' più folte e veramente funziona, quindi se provate l'olio di ricino fatemi sapere come vi trovate. Poi ancora più importante, se siamo struccate, la cura della nostra pelle, quindi mi raccomando almeno una volta alla settimana andiamo a fare uno scrub per togliere tutte le cellule morte. E vi ho fatto vedere in un altro video come fare uno scrub labbra con zucchero e yogurt, e in realtà questo scrub è buonissimo anche per la pelle perché lo yogurt ha proprietà nutrienti, emollienti veramente ottime per la nostra pelle, e lo zucchero va a esfoliare. E passiamo lo scrub sul viso massaggiando, oppure possiamo anche tenerlo in posa per 5 minuti e questa, diciamo, formula diventa una maschera, quindi doppio utilizzo. Poi andiamo a sciacquare e avrete la pelle super mega morbida. E se lo scrub non è stato sufficiente, un altro trucchetto per andare a togliere tutte le pellicine dalle labbra è quello di applicare un balsamo labbra e poi andare a passare un vecchio spazzolino. Dico vecchio perché più è rovinato meglio è, e vedrete che con questo trucchetto andranno via tutte le pellicine rimaste, anche quelle più resistenti. E un altro trucchetto furbo, se siamo senza trucco, per essere più carine meglio puntare su altre cose, ad esempio su una bella acconciatura, su un bel outfit. E ad esempio se uscite dall'acqua, una cosa che vi consiglio di fare è quella di sciacquarvi subito i capelli e di andarvi a fare delle trecce, ad esempio io appunto mi faccio il twist e poi la treccia normale. In questo modo avremo queste trecce che sono sicuramente un'acconciatura molto carina da fare appunto con i capelli umidi d'estate. E poi un altro trucchetto è quello di lasciare asciugare le trecce al sole e poi quando si vanno a sciogliere avremo istantaneamente questi capelli mossi stupendi, quindi diciamo è una cosa semplicissima da fare che però ci permette di avere la messa in piega già fatta quando insomma siamo anche al mare, in spiaggia. E quindi vi consiglio
consiglio di farlo anche per cambiare magari look ogni tanto. E ultimo trucchetto per avere, diciamo, l'occhio allungato naturalmente, fare una coda alta. L'effetto è veramente diverso con i capelli, diciamo, giù e i capelli rialzati. L'occhio diventa subito più allungato, quindi se ad esempio siamo senza trucco, questo può essere un trucchetto per, insomma, far apparire i nostri occhi un po' più allungati e avere una sorta di effetto lifting naturale. E ecco, spero tanto che questi trucchetti per essere più belle senza trucco vi saranno utili. Fatemi sapere con un pollice in su se volete più video di questo tipo sul mio canale, così li farò più spesso. Io vi mando un super mega bacio e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao! Potrei fare un fai da te al mango.